Allora, seconda giornata di questo Mondiale Under 20, partita che commenterò brevemente visto che ho visto, visto che, vabbè, mi sono recuperato qualche spizzichino del primo tempo, anche perché c'era la finale di Coppa Italia, quindi non me la sono vista tutta e non sto qui a commentare inutilmente cose che non ho visto. Peccato per la sconfitta, sicuramente una sconfitta che matura nel secondo tempo. Dopo primo tempo, dove l'Italia ha trovato difficoltà nel giocare contro questa Nigeria, al tempo stesso fisica e al tempo stesso veloce, brava comunque nel buttarsi negli spazi e creare quindi grandi difficoltà. La nazionale è molto ostica da affrontare, anche per le nostre caratteristiche, quindi siamo andati un po' in difficoltà. Peccato perché nel primo tempo c'era anche l'episodio del rigore, però giustamente c'era prima un fallo di Zanotti, prima che poi arrivasse il mani in area da parte del difensore nigeriano, e poi la squadra non riesce a reggere, nel secondo tempo ne prende due, tra l'altro anche negativa come cosa per la differenza reti. Però ora testa sabato, dove c'è la Repubblica Dominicana da battere. Anche perché sarà cioè, abbiamo perso quindi è male, però forse è meglio così, perché avendo vinto col Brasile abbiamo l'incredibile opportunità di fare fuori il Brasile. Nel senso, ora la Nigeria è 6, quindi è praticamente qualificata, a meno che non si suicidi col Brasile all'ultimo. Oggi il Brasile dovrebbe vincere, quindi Brasile e Italia 3, ma l'Italia è comunque avanti per gli scontri diretti. Ecco, se all'ultima vinciamo con la Repubblica Dominicana, possiamo incredibilmente far fuori ai gironi una candidata alla vittoria finale con il Brasile. Quindi c'è questa opportunità. Però al di là, di questo, bisogna vincere l'ultima senza se e senza ma. Oggi, formazione confermata, praticamente in toto, Desplanche in porta, Zanotti, Ghilardi, Guarino e Giovane in difesa, faticanti Prati e Casadei a centrocampo con Baldanzi davanti Pafundi e Ambrosino, quindi cambiano solamente Giovane e Ambrosino che non c'erano col Brasile. E come detto, quindi Nigeria che segna due volte nel secondo tempo, prima al 61esimo con Salem Fago su assist di Emmanuel e poi al 95esimo con Jude su assist di Anyang Boso. Per quanto riguarda le statistiche, velocemente, tiri 21-19. Ti riporta 4 a 9, possesso palla 55-45. Pensiamo alla prossima, perché quella da vincere a tutti i costi per qualificarci. Vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi.